Gran pienone all'auditorium Aldo Ducci per accogliere il sindaco di Firenze Matteo Renzi ad Arezzo su invito delle ACLI per presentare il suo ultimo libro Stil Novo. Tante persone, almeno 200, stipate nella sala con molte altre rimaste fuori. Tutti a sentire il rottamatore dei vecchi della politica, quello che in molti vorrebbero candidato a premier. Renzi vuole rinnovare il suo partito e al contempo fare nuovamente innamorare gli italiani alla politica. Per farlo, spiega, bisogna dare dei segnali, oltre al rigore tagliare gli sprechi. Quello che forse serve oggi è però nutrirsi dello spirito dei fiorentini del tempo che, costruendo cattedrali, salvando realtà culturali, investendo sulle biblioteche, investendo molto sull'educazione, hanno consentito alla nostra città allora un periodo di benessere pazzesco. Un dato oggettivo però, la gente va meno a votare, è sfiduciata della classe politica. È comprensibile che la gente sia stanca. Toccano le pensioni dei cittadini e secondo me è giusto che si cambi il sistema previdenziale, però non si levano le indennità ai consiglieri, i vitalizi ai consiglieri regionali e ai parlamentari. Poi dice la gente si arrabbia, per forza. Aumentano le tasse ma non dimezzano il numero dei parlamentari. Ad applaudirlo, tra una citazione sulla storia di Firenze e una battuta sull'incontro mancato con il Papa, alla Verna, a noi Sciabbi Donato, imprenditori come De Simone e Rossi di Eutelia e politici come Rossella Angiolini. A salutare lo Stil Novo di Renzi e il suo vento di rinnovamento anche il sindaco Fanfani. Se fossi più giovane, ha detto il sindaco, sarei molto più rivoluzionario di Matteo Bracciali e si è portato via il rampante consigliere PD alla verifica di maggioranza. Povero uomo, ha detto Renzi. Una componente importante del PD a cui garba perdere le elezioni. Diciamo la parte del PD che è dei cubertiniani, l'importante è partecipare, a me no. A me basta essere tifoso della Fiorentina per dire l'importante è partecipare.